pizzicava una tarantella, a notte pizzicava una tarantella, soltanto un giro giro, soltanto un giro giro, soltanto un giro giro della gonnella. Nel viale del tramonto c'è chi entra e c'è chi esce. Vediamo un po'. Non ho sentito il buonasera. Buonasera. Bene, ben entusiasti. Perfetto, bentornati. Ragazzi, come vedo avete appena terminato una buona cena, quindi è stata una serata interessante, perché i concorrenti della Masteria questa sera è una serata in particolare, una serata importante, perché come avevamo promesso, in realtà oggi era il compleanno di una delle vostre compagne di viaggio, cioè Anna. Tra poco faremo entrare la torta, perché questa è una festa a sorpresa, e quindi tutti i concorrenti della Masteria qui alla Corte de Luca a Sant'Eremo in Colle possono raggiungere il centro, fare festa e soprattutto brindare per il compleanno di Anna. Gaetano aveva portato Anna in una camera dove gli aveva raccontato che c'erano dei problemi, che Anna questa settimana non si era comportata bene e quindi che doveva essere in qualche modo eliminata, ma in realtà non è così. Però prima di fare questo vi devo raccontare un'altra cosa importante. Sulla base di quello che è successo questa settimana c'è da dire che c'è stata l'eliminazione di Angelo, ma prima che Angelo andasse via da questo programma noi l'abbiamo anche lui fermato e gli abbiamo un po' parlato. Abbiamo ritenuto valido comunicare sia al pubblico a casa che ai concorrenti della Masteria che, per quanto la vicenda sentimentale abbia segnato l'evolversi e lo sviluppo di questo programma, riteniamo che però una vicenda sentimentale non può allontanare un concorrente dalla Masteria. O meglio, riteniamo che Angelo è un ragazzo che si è sempre impegnato e la produzione ha deciso in qualche modo di reintegrarlo. Sapete bene che l'ingresso di Angelo purtroppo porterà questa settimana ben 5 eliminazioni. Sarà Angelo a decidere le 5 persone che questa settimana abbandoneranno per sempre il reality della Masteria. Quindi ufficialmente Angelo farà festa con noi e quindi rientra Angelo. Deve decidere 5 persone che abbandoneranno con una motivazione valida, e ovviamente la motivazione sarà seguita dal parere anche della produzione. Quindi Angelo intanto vai a festeggiare, perché è il compleanno di Anna e in questi giorni, all'ultimo giorno della convivenza qui alla Masteria, la Corte de Luca, ci farai le tue 5 eliminazioni. Buon proseguimento. Anna! Allora, Anna, auguri! La nostra massaia ha preparato una torta quasi nuziale per il tuo compleanno. Tanti auguri a te! Happy birthday to you! Happy birthday! Quanta sfida, quante sfide, sfida, ancora sfide. Questa sera, ragazzi, dovrete superare un'ulteriore sfida. La sfida consiste in questo: ogni donna deve scegliere un compagno, dalla regia partiranno delle musiche e il massaio dovrà valutare se siete all'altezza, perché questa sera dovremo fare il gran ballo della Masteria. 3, 2, 1, via! Cadesse il mondo, io mi sto nulla. Sono un cuore vagabondo, e di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moglietta, dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra, io mi sono convinta che non c'ero. La bomba, bomba.
bocca piccolina, dammi tan tan tanti baci, quanti da ya badura badura. Nell'abitazione della massaia, poi con gli animali, molte sfide non sono state superate, ma questa sera, ragazzi, io e il massaio abbiamo il piacere di chiamare alla console, non lo scherzo della torta, la torta vera, perché Anna, la vera sorpresa che non sapevi è che tutti i concorrenti della masseria hanno raccimolato dei soldi per offrirti questa splendida torta. Tutti quanti insieme, e la vera sorpresa è questa. È vero, è vero. E la sfida è riuscita! C'è una posta importante. Ecco la torta. Auguri, Anna. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. L'amore, amore, l'amore. Alcuni dei concorrenti hanno deciso di andare nella stanza dell'amore. Vediamo quali. No! No, dove l'hai preso questo pacco? Tu sei già qua. Io dai, che c'è? No, non lo puoi aprire. Dove l'hai preso questo pacco? Ma allora sei romantico. Ho chiesto la redazione di fare questo per te. E ci ha dato il permesso, nonostante... L'ho tassata perché qualche pellicola ci tiene tanto. Questa è una cosa che devi avere quando io non ci sono. Perché quando tu non ci sei? Perché c'è una cosa speciale. Possiamo blindare allora. A cosa blindiamo? Ma non so, fai te. No, vabbè, io... Cioè, mi hanno chiesto chi avrei portato qui, ho detto te, no? Perché a parte ti volevo dire una cosa, ti ricordi che l'altra volta c'è stata una scena dell'amore? Infatti. E io, vabbè, a parte che noi due già avevamo parlato, avevamo... Però praticamente quando ho portato l'altro Antonio, volevo farti ingelosire. Ecco perché, guarda che mi ha messo un bordello quando hai portato l'altro Antonio. Ho capito, ma tu fai il cretino con tutte, quindi io... Ma ci scherzo con tutte. Poi con me fai la persona profonda, detto, magari non gli piace. Perché in fin dei conti quando una persona mi interessa... Vado a fare il catino con questa persona perché ci tengo a questa persona. Infatti stasera ti ho portato proprio questa cosa per farti vedere quanto ci tengo a te. Quindi non posso essere come sono con gli altri con te. Ecco perché sono molto profondo. Quindi brindiamo alla profondità. Alla tua profondità. Insomma, abbiamo una serata nella camera dell'amore. A te piace il contatto psicologico? Sicuramente. Siediti, faccio. Mi siedo qua. Quindi ti piace il contatto psicologico? No, comunque veramente non, cioè, non ti ho portato qui, anzi il nome La Camera dell'Amore mi dà anche fastidio. È vero? Sì. Perché mi hai portato qui? Perché mi piaci veramente. Quindi, no, davvero. Quindi ci piace amare reciprocamente. No, non credo di piacere. Quindi allora quello che sta là dentro ti piacerà sicuramente. Sì, dici. Ah, pubblicità.